Media Web TV con Maria Schlegel alla fine di questa durissima, sofferentissima finale di Coppa Italia che purtroppo per poco mi è stata strappata alla fine. Due set, il secondo e il terzo in cui avete perso forse un po' la grinta e questo ha dato un vantaggio. Sì, secondo me abbiamo giocato bene a pezzi, diciamolo così, loro hanno mantenuto più o meno il livello quando noi abbiamo giocato bene, hanno sofferto un po' di più, quando no loro mantenevano il suo gioco e ci hanno fatto soffrire tanto. Sono stati più bravi alla fine perché l'ultimo set noi eravamo su da non so 5-6 punti, non sono riusciti a fermarli e gli errori, gli sbagli che facciamo in certi momenti l'abbiamo pagato. Questa giornata comunque non pregiudica assolutamente quello che Mondovì pensa di voi, quello che avete fatto in campionato. Speriamo. Fino ad oggi, e l'importante è che voi sappiate trovare la forza di ripartire, la grinta giusta per continuare il campionato che deve iniziare la seconda fase. Sì, prima vorrei ringraziare a tutta la città di Mondovì perché veramente è stato come giocare in casa, non si hanno fermato mai, come sempre non hanno mollato, veramente avere dietro una tifoseria così forte è una cosa indescrittibile, quindi prima ringraziare loro perché è stato veramente bello e dopo chiedere scusa tra virgolette di non poter compensare questa azione con la Coppa. È stato lottatissimo, quinto set, differenza dei due punti, voglio dire, cioè, una cosa in più, una cosa in meno, la differenza sono due punti. Non cambia niente, come hai detto, sì, cambia, adesso avremo bisogno di un paio di giorni per calmarci e sì, riprenderci di questa sfida che è stata dura. Però dopo vero, abbiamo un campionato, siamo quarti a due punti del primo, abbiamo voglia di continuare a giocare. Tanti è vero che abbiamo perso, però tanti vorrebbero essere qua con noi, quindi come noi, quindi dai, testa alta e vedere la prossima.